Sono passati 23 anni, Roberto Di Nicola, da quel gol segnato a Teramo che ha regalato la promozione dell'Avezzano in C1, l'allora C1 che, se non erro, è stata la miglior categoria raggiunta. Sì, per l'Avezzano è stata la migliore categoria raggiunta. Vabbè, per me poi, che sono di Avezzano, aver fatto quel gol è stata una gioia immensa, anche avendo giocato a categorie superiori, però fare un gol in quella situazione, in quel momento proprio storico, è stata veramente una grossa soddisfazione che ricordo sempre con tanto piacere. Proviamo a ricordarlo, no, quel gol del 96. Ma c'era stata una discesa di Tortora sulla destra, mette la palla sul centro e io anticipo un po' tutti e la butto dentro. Poi chiaramente la corsa verso il mio amico fraterno Cerone, l'abbraccio e grande soddisfazione, anche perché con quel gol poi abbiamo vinto il campionato. Che storia è stata quella della, o meglio, che storia è quella dell'Avezzano? Ma riferita alla, a quegli generale, anni, no? Un po' in generale. Ma la storia dell'Avezzano è una buona storia di una cittadina che ha sempre cercato di fare dei bei campionati. E abbiamo raggiunto il massimo in quegli anni lì e oggi siamo un po' indietro come categoria, però io spero che prossimamente si possa in breve tempo casomai raggiungere traguardi più importanti. Roberto, hai segnato tanti gol in carriera, hai giocato, come dicevi, in categorie superiori, ma quello resta forse per tanti motivi il gol più bello, il gol più importante? Sì, sì, infatti dicevo a qualcuno che anche se ho fatto gol in Serie A, in Serie B, anche contro squadre più blasonate e importanti, però per me Avezzanese è stata un'opportunità grandissima perché ero un tifoso in campo. E quindi dare quel tipo di soddisfazione l'ho data alla mia città e anche a me stesso, e per cui la ricordo sempre con piacere. Allora, ti chiedo un'ultima cosa, escludiamo quel gol di Teramo, il gol più bello e importante della carriera di Roberto Di Nicola. Ma ho fatto gol a tacconi, ho fatto gol in Serie A in un Avellino Como e la partita finì 1-1, quindi penso che quello sia stato il gol più importante della mia carriera.